Mamma mia, sto calciomercato, ragazzi, sta prendendo proprio. Ci avete presente qua? Sta, sì, Mamma sì, mia, mamma bello. mia. È già cominciato da un po' con i vari Botti, i milioni, Coutinho, stramilioni, Balsamini, Animal. Van Dijk, quello, insomma, Quello che te pare. Per italiano forse è un po' più magrino. E invece dobbiamo parlare in italiano. C'è una trattativa dell'Inter, perché c'è una trattativa in corso col Barcellona per Rafinha Alcantara, ragazzi, che è un gran bel giocatore, però. E a quanto pare è stato già raggiunto l'accordo col giocatore. Ma ne vogliamo parlare apertamente e dettagliatamente dopo la sigla? Perché ci sono pro e contro. Vai. Oddio, c'è stato a poco casa. No, no, fermati. C'è stato a poco casa. La cosa più pericolosa che hai fatto a è sfondare la telecamera. Ci è mancato poco. È il fuoco, non è il fuoco. Non è il fuoco, è la stufetta. Ciao, ciao. Siamo tornati. Non parli. Non ce la faccio più. Non ce la fa più. Siamo tornati con questo nuovo video, ragazzi, perché oggi parliamo di questa trattativa che magari nel momento in cui pubblichiamo il video è già definitivamente decollata e conclusasi, oppure definitivamente arenatasi. Allora, se, perché secondo me c'è ancora da limare qualche cosa, ma abbastanza. Prima di cominciare il video, però, ragazzi, consiglio: link in descrizione, scaricate OneFootball, la nostra applicazione preferita per seguire il mondo del calcio a 360 gradi. E mamma che se utilizzeremo proprio OneFootball, certo, per parlare della trattativa. Quindi andiamo a ripescare l'articolo. Calciomercato Inter, ci sarebbe già l'intesa con Sgraffigna. Leggo l'articolo e poi diciamo quello che pensiamo. Vai. L'Inter avrebbe già trovato un'intesa con Rafinha. Il club nerazzurro sarebbe ora chiamato a trovare un accordo anche con il Barcellona. Quello di Rafinha è un nome che negli ultimi tempi è stato sempre con maggiore insistenza all'Inter. Il club meneghino, infatti, avrebbe individuato proprio nel centrocampista del Barcellona uno dei suoi grandi obiettivi per questa sessione invernale di calciomercato. Riportato dal Mondo Deportivo, nella giornata di martedì, l'agente padre del giocatore Mazzigno, avrebbe incontrato la dirigenza blaugrana per metterli a conoscenza dell'offerta dei nerazzurri. L'Inter sarebbe intenzionata a chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto, attenzione, di riscatto fissato a meno di 20 milioni di euro, ovvero da quella che sarebbe ritenuta al Barcellona la cifra minima per la cessione di Rafinha. Tra il capo italiano e il centrocampista brasiliano sarebbe già stata trovata l'intesa. Sì. Per questo adesso la palla passa al Barça, che deve decidere se accettare l'offerta pervenuta. Un'intesa potrebbe essere trovata sui 18 milioni di euro, solo se però il diritto di riscatto verrà tramutato in obbligo. Rafinha, 24 anni, è un giocatore estremamente duttile, visto che può agire in tutte le posizioni sulla mediana, oltre che sull'out di destra in attacco. Unico aspetto negativo è che nelle ultime due stagioni ha subito due gravi infortuni, l'ultimo dei quali lo scorso aprile, da quando ha riportato una lesione al menisco che l'ha costretto ad 8 mesi di stop. Vai. C'è tanto da snocciolare in questo discorso. Perché Rafinha, parliamo di un giocatore con delle qualità indiscutibili, cioè proprio giovane e di esperienza. Giovane di esperienza, perché comunque abbiamo detto che è il fratello di Thiago Alcantara, quello che adesso gioca al Bayern München. Sì. Mi pare di sì. Non mi ricordo se cugino o fratello, però insomma so parenti. Avevo detto fratello. Sì, forse è parente strettissimo. E ripeto, qualità indiscutibili del giocatore, ma soprattutto è un giocatore che puoi utilizzare praticamente quasi tutte le parti del campo. Andrebbe a risolvere soprattutto quel problema a centrocampo, sia nella mediana, nella zona mediana, dove comunque potrebbe esserci un po' di mancanza di qualità e di velocità, di rapidità nello stretto, sì, per l'Inter intendo, e sulla tre quarti, dove bravo, non c'è un vero e proprio trequartista, e Rafinha rappresenterebbe proprio il giocatore ideale per poterlo mettere, proprio per piazzarlo là. Allora, diciamo che Candreva deve riprendere un po' di fiato, perché ultimamente lo vediamo molto spesso in difficoltà.
Caramò comunque non garantisce il giusto ricambio per Candreva, e Rafinha, appunto, visto che comunque gioca bene a destra, sull'esterno destro, potrebbe essere un'ottima alternativa. Allora, Cancelo, diciamo subito che in teoria potrebbe anche giocare. Cancelo, avanzato, sì. Però giustamente, come stai pensando anche te, Cancelo è un terzino, tra virgolette, di ruolo. È un terzino, diciamo. Nel senso, diciamo, è un giocatore di tutta fascia. O perlomeno dove lo vede Spalletti, lo vede meglio, diciamo, da terzino, perlomeno le ultime partite. Mo non so se è complice l'infortunio di D'Ambrosio e quello che te pare. Diciamo, giusto? Pure che è un terzino abbastanza offensivo. Comunque io... Vabbè, quello vecchio stampo. Alla Bruno offensivo. Perez, particolarmente, praticamente. Sì, ecco. Lo vedo, diciamo, un po' più terzino per il semplice fatto che fa molto sulla fascia, fa molto, sì, lavoro, e invece... buttarlo direttamente a centrocampo sulla destra mi sembra un po' sprecato. Quindi, secondo, a mio avviso, è molto meglio terzino. Vabbè, può fare pure bene la fascia destra a centrocampo. Ok, però come dicevi te, sicuramente Candreva ha bisogno di rifiatare, quindi Rafinha potrebbe essere un'alternativa. Potrebbe essere. Ma parliamo del nodo trequartista nel Napoli, sì. Nell'Inter, perché João Mario sta deludendo e non poco. Stanno a cercare di piazzarlo a 30 milioni. Non lo vuole nessuno, perché giustamente l'hanno pagato 40 milioni nel 2016. A cercare di piazzarlo a 30, ma nessuno se lo vuole accattare. Perché? Perché sta facendo prestazioni non all'altezza, e quindi è normale che sia così. A meno che non arriva qualcuno che te ne offre 20, ma a quel punto c'hai veramente... No, non puoi svalutarlo del 50%. Una minusvalenza veramente grave. Lo ricevi a 20, mi sembra un quindi, po'... Quindi sicuramente potrebbe essere un'alternativa. Anche perché quel Brozovic che fece quella famosa doppietta da trequartista, da quando ho preso il fantacalcio fino a che non me lo tolgo non segnerà più manco con le mani. Sicuramente Rafinha è un giocatore di estro, di qualità, di tecnica, rapido, di tempi di gioco, anche per quanto riguarda la fase di impostazione al centrocampo. Sicuramente non è super iper mega fisico, sicuramente è un giocatore abbastanza fragile, e gli ultimi due infortuni in due anni lo hanno dimostrato. Potrebbe tornar utile, potrebbe e non poco, all'Inter. Molto molto utile, assolutamente. Ma secondo te, e qua diciamo che è il nocciolo e il nodo della questione, come dicevi te poc'anzi, un giocatore che ha subito due infortuni, che comunque sì, allo tu hai la possibilità, ginocchio tra l'altro, cioè precisiamo, tu hai la possibilità di prenderlo in prestito. Dipende tutto dalla come si può dire, dalla qualità poi di questo prestito, se è diritto o obbligo di riscatto. A parte quello, perché comunque l'Inter l'ha detto sin dal principio: non ci abbiamo una lira, cioè quindi o ce lo date in prestito con diritto di riscatto oppure con l'obbligo, non se ne parla. Te posso dire una cosa: se tu fai prestito con diritto di riscatto e dici non c'ho una lira, significa che comunque non lo riscatterai. Allora, loro per me, lo sai per quale motivo fanno questo ragionamento? Perché gli serve una pezza per 6 mesi. Gli serve una pezza e sono d'accordo per 6 mesi. Però comunque devono anche valutare la scommessa, perché secondo me Rafinha è una scommessa. È una scommessa vera e propria, perché comunque un giocatore che non gioca da aprile 2017, cioè quindi sono 9 mesi che non vede il campo, quindi non c'ha ritmo partita. No. Non c'ha forma fisica, insomma ragazzi, le qualità sì, sono d'accordo, sono eccezionali. Certo. Ma non, all'Inter non serve questo, serve un giocatore mirato, uno pronto, e Rafinha al momento non lo è. Diciamo che l'Inter attualmente magari c'ha bisogno proprio di un giocatore titolare pronto sin da subito. Esatto, a meno che João Mario non riesplode, quindi potrebbe essere sicuramente un'ottima riserva, gli avrebbe dato il tempo con calma e circospezione, magari in 1 o 2 mesi, di inserirsi in un ambito, in un contesto ben più articolato. Lo sai che tra 1 o 2 mesi stiamo ad aprile, sì? Lo so che tra... capito, però insomma, se l'Inter è interessata, perché comunque c'è stato interesse da parte dell'Inter, assolutamente, un motivo sicuramente ci sarà. Però fatto appunto... sta che comunque Rafinha, e poi te faccio parlare Rafinha attualmente al Barcellona non trova spazio. Non trova spazio perché comunque si è ripreso, ma mi sembra tipo da 1 mese 2, comunque da si poco sta, tempo si sta, sì, non è tantissimo che si sta allenando di nuovo con il gruppo, però Valverde non l'ha preso minimamente in considerazione. No. Proprio non lo vede, ho capito, ma c'ha davanti giocatore a centrocampo, c'è Busquets, c'è Iniesta, c'ha Paulinho, insomma, ragazzi, e davanti comunque sulla destra ormai comunque sta bello piazzato. Poi una volta gioca col trequartista e con 2 attaccanti, una volta ritorna con i 2 esterni alla punta centrale. Quindi Rafinha, bene o male, ormai sta ai margini del Barcellona. Sta ai margini del Barcellona, ma c'ha 24 anni, ricordiamolo. C'ha 24 anni. Non è che c'ha 30 assolutamente. Anni. Assolutamente. No, c'è un giocatore ancora che può crescere, può esplodere definitivamente.
Però secondo me non sono queste le tempistiche adatte per l'Inter. Forse c'ha bisogno di altro. Anzi no, senza forse, c'ha bisogno di altro. Tu pensi che ci abbia bisogno di altro? Ripeto, io ti se dico, vai a fare un discorso solo sulla qualità, Rafinha secondo me al top della forma lo metti titolare in tutte le squadre della Serie A, senza ombra di dubbio. Quasi sicuramente sì. Anche nella Juventus farebbe titolare, così come nel Napoli, sì, nella Roma, nella Lazio, in tutte è le vero, squadre della Serie A. Ma a occhi chiusi ce lo è metti. È vero, è vero, è il sicuramente è un giocatore importante. Un giocatore importantissimo che però non gioca da un anno. E nella stagione precedente aveva avuto comunque un altro infortunio, lo stesso ginocchio che l'ha tenuto fuori per 6-7 mesi. Quindi ha giocato pochissimo nell'arco di 2 anni, cioè comunque non parliamo. Quindi la paura, la paura dell'Inter praticamente è questa, quella, non è c'è quella. Due senza tre, grattamose per lui, no, poverino. Non dico se lo prendo in prestito con obbligo di riscatto, se me si riscoccia praticamente mi ritrovo con un giocatore Swarovski fragilino che magari non posso valorizzare, perché poi il valore del mercato non fa altro che scendere. Allora, la paura è che questo, Barcellona gli stia pioppando tra virgolette un pacco a livello di fragilità e non a livello tecnico d'attimo. Allora, a parte il fatto del prezzo, quindi tralasciamo il fatto che l'Inter non c'ha i soldi per permettersi, ma secondo te gli vale riscatto 20 milioni Rafinha? Attualmente adesso potrebbe valere 20 milioni. Adesso col tutto che non sta bene di forma fisica? Sì, perché, potenzialmente ragazzi, potenzialmente la Rafinha 40-45 sicuramente li vale. Ragazzi, quindi da una parte è una scommessa, ma potrebbe anche essere un affare. Ma te devi dire bene, come non ti ha mai detto prima d'ora. Cioè, comunque è una scommessa enorme. Cioè, tu veramente stai puntando su un giocatore che adesso come adesso lo puoi solamente mettere in panchina e spera che se possa inserire e la forma fisica sia buona. Esatto, che la fortuna gli giri dalla parte sua, perché forse gli ha girato fino a mo. Come dicevi te, magari l'Inter attualmente c'ha bisogno di qualcosa di più de pronto. Anche per come ha giocato le ultime partite del 2017 e le prime, cioè, del 2018. A me piacerebbe da morire vedere un giocatore come Rafinha in Serie A, però sì, forse non è questo il momento. Ma sì, lo abbiamo detto che Rafinha ha accettato. Mi ricordo, abbiamo detto che Rafinha ha accettato la proposta dell'Inter. C'è un accordo con l'Inter. Sì, 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 è stato detto, se non mi ricordo male. Sì. Quindi, ci fate sapere che cosa ne pensate nei commenti. Sì, sì. Secondo voi, Rafinha può essere un giocatore attualmente pronto per l'Inter, magari per sfornare qualche prestazione che possa consentire ai biancazzurri, ai nerazzurri, cioè più proprio ai nerazzurri di fornire, insomma, magari a livello dei punti, proprio a livello dei, capito? Visto che comunque adesso come adesso pure l'Inter attraversa un periodo di difficoltà, potrebbe essere la carta giusta se tutto gira per il verso giusto. C'è sta Roma, però Rafinha titolare. Zitto. In 3 minuti Rafinha titolare, si sa come tripletta. È capace, contro la Roma succede tutto, cioè. Guarda, lasciamo bene, vabbè. Lasciate un bel mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio, sul calciomercato, sul fantamercato tra virgolette, sulle indiscrezioni, su tutto quello che vi pare. Ma col link in descrizione scaricate OneFootball, perché è la nostra applicazione preferita per seguire il mondo del calcio a 360 gradi e ovviamente restare aggiornati anche su questi articoli. Oh, volevo dire io. No, l'ho detto niente, io, Tarangi. No. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, prossimo episodio fantacalcio a casa. No, fantacalcio, calcio mercato, va bene? Ciao. Ah, pensavi finito. Ciao. Sì, ciao.